Si è svolto da lunedì 24 a sabato 29 aprile 2017 presso il Camillianum, Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria di Roma, il seminario Medical Humanities. I relatori hanno messo in relazione gli apporti della letteratura, della filosofia, della teologia, della psicologia e dell'arte visiva, con la cura delle persone affette da patologie oncologiche, croniche e degenerative. Il dibattito sulle Medical Humanities ha chiarito l'impossibilità di contrapporre il curare e il prendersi cura, l'efficacia dei trattamenti e la qualità relazionale. Abbiamo organizzato questa settimana di seminari sulle Medical Humanities per mettere in risalto l'importanza di integrare il curare e il prendersi cura, l'importanza della relazione e della sinergia tra la cultura scientifica e la cultura umanistica. La cultura scientifica si basa su leggi e meccanismi, mentre la cultura umanistica si basa sulla storia, le narrazioni, la comprensione. Quindi questi due occhi sulla persona umana, sulla complessità della persona umana, sono importanti entrambi per l'efficacia della terapia. Una medicina della persona non può tenere in conto gli aspetti anche spirituali. Anche la persona, il paziente, cerca innanzitutto di guarire, di essere comunque curato, ma cerca anche di dare un senso alla sua esperienza, alla sua malattia che si inserisce nella sua biografia personale. Quindi le medical humanities, l'arte, la letteratura, la filosofia, la spiritualità, non sono un ornamento, non sono medical amenities, ma sono medical humanities, quindi servono concretamente all'efficacia della terapia. Diciamo che proprio questo seminario di studio per dottorandi dimostra la volontà di cooperare in maniera efficace tra l'università incorporante, cioè l'Università Lateranense, e questo istituto incorporato. Noi, università, abbiamo le scienze, diciamo, teologico-umanistiche e giuridiche. Qui invece la specializzazione è sul versante sociosanitario. Ora, noi siamo convinti che le due aree disciplinari rappresentate dai due centri accademici possano collaborare insieme. Allora, l'intervento che da poco ho sostenuto ha come tema fondamentale la presa in carico dell'anziano fragile da un punto di vista di servizio sociale, e sono state affrontate quindi le tematiche della presa in carico dell'anziano fragile, ma nella fattispecie dell'anziano fragile ricoverato in RSA, quindi sono state affrontate le tematiche relative al ricovero e alla fondamentale importanza della rete familiare ed amicale per il processo di cura. Sono intervenuto nella relazione di questo caso clinico, di questo paziente ricoverato da noi con una patologia di disabilità mentale come base. Il mio lavoro, appunto quello del fisioterapista, è stato un'impresa, diciamo, quasi ardua e difficile, ma ha dato i suoi frutti e i miglioramenti di questo paziente oggi sono stati, insomma, raccontati a tutte le persone che hanno voluto ascoltarci. Abbiamo scelto di descrivere le Medical Humanities attraverso le storie e i vissuti e la narrazione di alcuni casi clinici, appunto di alcuni pazienti degenti presso le nostre strutture e affetti da patologie cronico-degenerative. In particolare abbiamo affrontato il tema della demenza, della frattura di femore e del disagio sociale. Attraverso l'approccio di tutti i professionisti che intervengono quotidianamente non solo nell'assistenza e nella cura di questi pazienti, ma nella presa in cura.
Le tematiche e le parole chiavi di questa giornata sono state relazione, empatia, relazione strategica, interdisciplinarità e multiprofessionalità. Oggi abbiamo appunto presentato un approccio di stimolazione cognitiva emozionale che è stata insomma ideata qualche anno fa attraverso un progetto quando appunto nacque quando percorrendo insomma le vie di Castel Sant'Angelo trovai degli stand dove appunto c'erano dei libri e vidi queste carte di che erano un inventa favole di Carlo Pallottini e fui molto catturata sia per la proprio l'immagine insomma altamente evocative e appunto mi ricordano quando mio figlio da piccolo gli leggevo le favole, gliele raccontavo e quindi ho pensato che queste carte potessero essere utilizzate nell'ambito lavorativo perché in quel periodo lavoravo con i pazienti psichiatrici spesso deprivati dalle figure significative genitoriali e quindi ho pensato che questo approccio potesse essere utile a loro come anche ad altri. Stamattina la natura del mio intervento verteva sulla identificazione della fragilità nell'anziano e delle principali caratteristiche, dei principali determinanti della fragilità. Nel corso della trattazione abbiamo evidenziato quelle che sono le cause fondamentali e soprattutto quanto è importante avere una evidenza il più precoce possibile di questa sindrome, di questo stato, perché questa consente di orientare gli interventi terapeutici, riabilitativi, assistenziali in funzione della resilienza a questo particolare tipo di fenomeno, ma soprattutto consente di individuare le strategie più corrette e il costo-beneficio degli interventi in termini terapeutici e soprattutto anche diagnostici da questo punto di vista. Essenzialmente il mio contributo consisteva nell'illustrare un nuovo metodo di stimolazione cognitivo-emozionale con pazienti con Alzheimer lieve o lieve moderato. Si tratta di un nuovo approccio perché si basa sull'utilizzo delle immagini che hanno come contenuto la fiaba e delle immagini che appartengono alla cultura del mito e della fiaba. Sono immagini che favoriscono l'accesso al mondo emozionale del paziente, tutto per valorizzare i vissuti emotivi del paziente e migliorare quindi l'autostima. All'interno della nostra RSA, che è in grado di ospitare 120 pazienti, ci occupiamo prevalentemente di disagio psichico, disagio mentale, quindi ospitiamo pazienti in parte anziani a cui appunto al disagio mentale si sono andate ad aggiungere le varie problematiche legate proprio all'essere anziano e ospitiamo, e questa è l'utenza più giovane, diversi pazienti psichiatrici che le famiglie non sono più in grado di accogliere presso il proprio domicilio. I casi clinici che abbiamo portato oggi in questo convegno sono stati due fratture di femore con degli obiettivi raggiunti diversi. Allora, le due diverse personalità, quindi parliamo di Wanda con una personalità che è con atteggiamento positivo nei confronti del mio lavoro, non ha raggiunto degli obiettivi a livello motorio, mentre l'altra signora, Maria Teresa, ha visto in me un punto di riferimento e quindi attraverso di me è riuscita, dopo un anno di allettamento, a ricamminare attraverso la mia assistenza. Ho mostrato oggi in questo convegno due casi clinici a confronto, Wanda e Maria Teresa, entrambe con frattura di femore sinistro e deficit cognitivo.
abbiamo messo in evidenza le diverse strategie che i riabilitatori possono attuare affinché ci sia il raggiungimento degli obiettivi proposti. E abbiamo evidenziato come i riabilitatori, lavorando comunque in squadra, il lavoro di squadra e il lavoro di equipe, attraverso delle metodologie differenti possano comunque arrivare al raggiungimento di un obiettivo. Quindi abbiamo dimostrato che attraverso la comunicazione e soprattutto attraverso la relazione empatica, che sono delle caratteristiche fondamentali nel nostro lavoro, perché sono quelle che ci permettono di entrare in contatto con la persona da un punto di vista più umano piuttosto che soltanto tecnico, ci hanno permesso comunque di raggiungere un obiettivo di miglioramento in entrambi i casi. Incontro abbiamo parlato di disabilità psichica con le problematiche correlate che sono diciamo dal punto di vista relazionale problematiche soprattutto comunicative legate ai disturbi del comportamento che queste patologie determinano, quali possono essere l'aggressività, pensieri psicotici, disturbi del funzionamento adattativo e abbiamo visto che in realtà la difficoltà maggiore è proprio quella di creare un canale comunicativo efficace con questi pazienti che ci permetta di entrare nel loro mondo, che spesso per noi è un mondo difficilmente comprensibile, e di instaurare delle relazioni che siano proficue, che tengano conto della identità della persona senza perdere tutto ciò che è il loro vissuto. Diciamo che il mio intervento ha riguardato soprattutto l'aspetto riabilitativo di Orazio, quindi c'è stato un excursus di cambiamenti che sono avvenuti grazie all'intervento dell'equipe multidisciplinare, quindi inizialmente Orazio era un paziente abbastanza aggressivo che presentava degli importanti disturbi comportamentali che necessitava di contenzione a letto H24 e che non partecipava a nessuna attività riabilitativa. In seguito, tramite diversi interventi, diversi approcci, ci sono stati dei cambiamenti che sono stati lenti ma costanti e che hanno riguardato soprattutto l'aspetto relazionale. Quindi grazie a questi interventi è stato possibile avere un miglioramento e l'inserimento in attività di tipo riabilitativo, sia di tipo individuale che di gruppo, e nonostante ci siano delle ricadute e degli spunti di aggressività, è importante focalizzare l'attenzione sul fatto che tramite la relazione continuiamo a lavorare insieme sulla motivazione, l'autostima e la fiducia di Orazio. Oggi sono qui in veste di artista soprattutto perché presento l'ultrarealismo di Gladys C, che è la mia personale corrente artistica. Sono qui per condividere la meraviglia dell'arte che si manifesta dal più profondo dell'essere umano. E mi sembra molto interessante che si arrivi a capire questo mondo meraviglioso che c'è dentro di noi per poter applicarlo in terapie, almeno che siano coadiuvanti delle terapie anche classiche, per alleviare le sofferenze soprattutto del malato. Intervento è empatia come terapia, quindi agli aspetti epistemologici e fenomenologici cerco anche di far scoprire
una possibilità di applicazione dell'empatia con tutti quei corpi vivi ma anche inanimati come le opere d'arte, che sicuramente costituiscono una possibilità di guarigione, di salvezza e di contatto profondo con ciò che in filosofia chiamiamo spirito. E quindi a riguardo ho scelto fra le tante opere d'arte che oggi ho proiettato soprattutto la scultura del Cristo velato del 1753 che si trova nella Cappella San Severo a Napoli. Un'opera straordinaria perché ci parla della salvezza, ci parla del limite che è la morte velata da questo velo appunto che riesce a farci comprendere che il limite può essere attraversato e superato. Ci fa comprendere anche l'enigma della creatività che questo straordinario artista, questo straordinario scultore ci ha regalato, consegnandolo alla nostra storia spirituale italiana. Questo incontro che abbiamo avuto qui stamani era appunto il tema: quale contributo può dare la teologia spirituale cristiana, quindi, al malato gravemente oncologico, malattie degenerative in prossimità della morte. Allora, prima mi sono un po' rifatto alla distinzione che c'è in teologia tra il dato oggettivo che ci trasmette il che cosa la parola di Dio dica riguardo a questa singolare e dolorosa condizione umana, e poi il dato più soggettivo, quello proprio più della spiritualità cristiana, per dire come allora la vita spirituale si esprime in un credente quando egli, un cristiano, è che è affetto appunto da una tale patologia, ma anche come ci si può accostare, come si può essere di aiuto a questa persona, sia come singoli che come comunità. La peculiarità delle cure palliative è quella appunto di prendersi carico, di prendersi cura delle persone in maniera completa, non tralasciando nulla, quindi non prendersi cura soltanto dell'aspetto fisico, che è importantissimo, quindi curare tutti quei sintomi fastidiosi, in primis il dolore, ma è anche prendersi cura del loro aspetto psicologico, spirituale, burocratico, di tutti gli aspetti che comportano comunque sia a queste persone che si trovano in difficoltà ad affrontare il loro ultimo periodo di vita in maniera drammatica. Teniamo conto che in Italia si stimano circa 300.000 persone l'anno, che sono veramente un numero enorme, queste 300.000 persone che avrebbero bisogno di cure palliative, teniamo conto che coinvolgono tutta la struttura familiare e la rete amicale. Quindi parliamo di una popolazione molto ampia, con periodi di assistenza che variano da pochissimi giorni a diversi mesi. La peculiarità delle cure palliative è quella di assistere il paziente a casa soprattutto, quindi assicurargli 24 ore su 24 tutti i giorni un riferimento sia medico che infermieristico e tutte le altre figure che necessitano i bisogni del paziente, ma anche di una struttura residenziale definita hospice, un posto che ha la possibilità di ospitare, quindi tanto è vero che hospice deriva da ospitalia, di ospitare le persone che non possono essere assistite a domicilio. Oggi sto facendo un intervento qui al Camillianum, alla Facoltà di Teologia Pastorale e Sanitaria, sull'applicazione della musica all'interno della terapia. Quindi mi occupo di vari aspetti dell'utilizzo della musica in diversi ambiti, facendo una carrellata e partendo dall'utilizzo della musica nel marketing, nell'utilizzo della musica nel cinema, quindi spiegando la capacità che la musica ha di operare modifiche a livello cognitivo ed emotivo nell'essere umano, per poi passare quindi all'intervento clinico e quindi a quanto la musica, per gli stessi meccanismi precedentemente accennati, possa operare in noi delle modifiche a livello emotivo e comportamentale.
settimana abbiamo cercato di delineare il paradigma terapeutico di cura all'integralità della persona. Questo è il senso dell'aver approfondito le medical humanities, quindi una medicina che si mette in sinergia con il sapere umanistico, il sapere della comprensione che fa leva sulla spiritualità delle persone. Questo paradigma terapeutico va insieme però al paradigma anche di una civiltà della cura, una civiltà quindi che propone come ideale di felicità non la perfetta felicità, ma la felicità per sottrazione, quindi una felicità che comunque parte dalla consapevolezza dei nostri limiti. È una felicità per sottrazione, ma anche per condivisione, che quindi riconosce l'importanza dell'empatia, di una relazione profonda, di una società che pone al primo posto quello che Jaspers ha efficacemente definito l'ethos umanitario, quindi saper guardare l'altro sempre come simile a me e non come l'estraneo.